Buona giornata a tutti dalla Fabbrica del Cinema. Siamo in compagnia del funzionario, il dottor Moreno Pilloni, che chiaramente qui si occupa appunto di questa bellissima iniziativa. Buona giornata a te. Buongiorno a voi, benvenuti. Allora, parliamo un po' come nasce questa bellissima struttura qui nella antica e vecchia miniera di Carboni. Il progetto Fabbrica del Cinema nasce nel dicembre del 2015, esattamente il 19 dicembre del 2015, grazie a una partnership tra il Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria, che è il soggetto attuatore del progetto, in collaborazione con l'ex provincia di Carbonia Iglesias, i comuni di Carbonia e Iglesias, il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e l'Agenzia Regionale per il Lavoro. Ecco, parliamo un po' come siete organizzati. Siete legati tra l'altro alla Regione Sardegna? Sì, il Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria esiste dal 1967 insieme agli altri centri servizi culturali sardi della Società Umanitaria e dell'ULLA. Lavorano per la Regione Sardegna. Noi rispondiamo al nostro ente, che è la Società Umanitaria, ma siamo finanziati interamente dalla Regione Autonoma della Sardegna. Per conto della Regione ci occupiamo di promozione culturale, di conservazione della memoria storica, in particolare quella audiovisiva del territorio e dei territori nei quali i centri e servizi culturali operano. Intanto mandiamo i saluti, purtroppo era molto impegnato, quest'oggi sarebbe dovuto intervenire anche il direttore Paolo Serra, che in questo momento invece è dovuto scappar via per altri impegni. Gli mandiamo un caro saluto. Un caro saluto a Paolo, il direttore del centro, nonché coordinatore regionale dei centri e servizi culturali della Società Umanitaria Sardi. Sicuramente ci sono delle belle iniziative e ne parliamo chiaramente. Sì, abbiamo tante iniziative in essere nel corso dell'anno. Intanto il Centro Servizi Culturali offre quotidianamente una serie di servizi, dal prestito bibliotecario. Noi facciamo parte infatti del sistema bibliotecario interurbano del Sulcis Iglesiente. Abbiamo oltre 3.000 titoli tra DVD, Blu-ray e anche volumi, in particolare volumi che parlano di cinema, di fotografia, di arte in generale, che mettiamo a disposizione del pubblico quotidianamente. Abbiamo anche una serie di filmati che vengono utilizzati per progetti di ricerca, in particolare da studenti delle scuole superiori, studenti universitari o semplici curiosi che vogliono conoscere più approfonditamente la storia del nostro territorio. Ecco, questi filmati possono essere consultati qua in loco grazie all'ausilio di un'Isola app. Intanto moltissime scolaresche fanno visita a questo centro. Sì, il rapporto con la scuola è un rapporto molto importante per noi, che trae origine proprio dall'inizio, dalla nascita del centro. Al momento, per esempio, ospitiamo diversi progetti di alternanza scuola-lavoro che si svolgono direttamente qua all'interno dei nostri uffici. Una serie di interventi nelle scuole in occasione di tutte le giornate simbolo, per esempio giornata della memoria oppure giornata contro il bullismo oppure giornata della donna. Insomma, noi in queste occasioni interveniamo all'interno delle scuole con una proposta audiovisiva in particolare. Poi ci sono i progetti di alternanza scuola-lavoro che ospitiamo direttamente all'interno dei nostri locali, diverse scolaresche. Anche in questi giorni sono presenti due diverse scolaresche che stanno realizzando dei progetti. In più abbiamo un rapporto anche con le scuole di primarie. In questo caso siamo noi a spostarci all'interno delle scuole con dei propri laboratori rivolti ai bambini.
Ora ci troviamo nel piano interrato della palazzina della direzione mineraria. Questa porta ci conduce all'interno del cavò dove venivano custoditi tutti i liquidi destinati ai pagamenti utili alla produzione mineraria e al pagamento delle buste paga. In cemento armato, oltre 1,5 metri di cemento armato, con sistema di aerazione e di scarico dell'acqua. All'occorrenza immaginiamo che potesse essere utilizzato anche come rifugio antiaereo. Oggi la struttura è musealizzata, al momento ospita una serie di scatti fotografici curati da degli studenti che hanno realizzato presso il centro un progetto di alternanza scuola-lavoro. Gli studenti dell'Istituto Asproni di Iglesias. Ora entriamo all'interno di un altro ambiente del cavò. Qua potete notare ci sono delle cerniere, quindi ipotizziamo che ci fosse un'altra porta blindata che conduce dove? Non lo possiamo sapere perché quest'ambiente è stato completamente murato.